Ciao, sono Jessica Resteghini, ho 33 anni, sono un'attrice e ho il cancro. Questa è la mia storia. Allora, sono tornata a casa e, come ho detto sulla mia pagina Facebook, devo fare le punture di eparina. Non so che ci sono tantissimi che hanno paura degli aghi, quindi farò in modo di non farvi vedere l'ago e di trovare il coraggio di fare la puntura. È la mia seconda puntura. Ieri sono riuscita a farla, vediamo se oggi ci riuscirò. Allora va bene, apriamo il tutto. State tranquilli, l'ago non lo vedete perché è coperto proprio da un tappino, quindi non chiudete perché non sverrete, fidatevi. E poi non ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere però la siringhina, è proprio piccola, vedete che l'ago non si vede, è proprio piccola 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 ed è il Clexane. Questa che cosa serve? Serve per evitare trombi dopo quelli che possono accadere post anestesia totale o post ricovero, quando si sta tanto sdraiati, eccetera, eccetera. Io in realtà cammino come una matta perché, da che ho finito l'operazione, già dal giorno dopo, cammino come una pazza. Però fa niente, le facciamo perché me le hanno date. Ok? Allora, sulla pancia, la mia grande panciotta post gravidanza. Allora, quindi mi hanno detto che bisogna fare... Ah, guardate tutte le irritazioni dei cerotti. Volevo anche farvi vedere il mio bellissimo reggiseno. Wow, molto sexy. Ok? Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna togliere il tappino, non lo toglierò subito. Togliere il tappino, fare l'iniezione e poi non toccare. Allora, prima bisogna disinfettare. Quindi andiamo a disinfettare. Allora, panzerotto, bisogna disinfettare. Allora, ieri l'ho fatta qua, credo, e la devo fare qua sotto. Mi metto di andare intorno all'ombelico, ma non mi ricordo mai dove la faccio. Va bene. Ora mi allontano, così nessuno vede l'ago. Mi giro anche dall'altra parte, così nessuno lo vede. Non lo vedrete mai. Eccoci qui. Allora, l'ago deve andare non dritto, ma bensì in obliquo. Quindi ci proviamo, ok? Non lo vedete tanto, c'è la mia mano davanti. Non vi preoccupate che non dovete svenire. Prendi la ciccia, che è questa qui. Ciccia e... Uno. Due. E... Ok, e non si strofina, disinfetta ancora e non si strofina. Fatto, puntura di eparina sulla panza, fatta. Una cosa che ho notato è che da che sono uscita dall'operazione sono molto molto gonfia, sulla pancia, tanto. Però vabbè, vedremo, magari è un po' ancora l'effetto dell'anestesia o magari sono ingrassata prima di entrare, non me ne sono accorta. Quindi vabbè, va bene, passerà. E niente, quindi puntura di eparina fatta! Ah, aspetta, forza!